Io sono Giovanna Reanda di Radio Radicale. È sempre sulle regionali, la candidatura di Emma Bonino nel Lazio, se potrà essere la candidata di tutto il centro-sinistra. E poi Emma Bonino oggi in un'intervista ha ribadito il fatto che per i radicali la questione non è soltanto nella regione Lazio ma in tutte le regioni. Lei diceva che c'era un'apertura in alcune regioni per quanto riguardava il rapporto con i radicali. Io intendo lavorarci, ecco, magari approfitto dell'occasione, siccome appunto non parlo tutti i giorni, devo intanto fare un riassunto, ecco. Per amor di Dio, io sono pronto ad accettare con pazienza anche critiche eccetera, ma le cose non sono andate come ha detto esattamente Bonino, cioè c'è stata un'iniziativa dei radicali che ha cercato di comporre, diciamo, un quadro con Verdi, socialisti eccetera, che ha avuto un'altra evoluzione. Non c'è mai stata una disattenzione nostra verso i radicali, c'è sempre stato un rispetto che cominciò nella mia presenza al congresso dei radicali per le intenzioni che il Partito Radicale manifestava. Noi non siamo andati a turbare una iniziativa che poteva avere un certo sbocco, quindi io mi sento veramente di non poter accogliere, diciamo, una critica di disattenzione su questo punto. Ecco, questo in via generale, quindi non ho difficoltà a ribadire che nelle condizioni nuove in cui si è poi determinata quella situazione, noi siamo disponibili a vedere nelle diverse regioni, questo come atteggiamento generale, poi è chiaro che va vista regione per regione, e anche forme di dialogo, di convergenza con i radicali. E per quel che riguarda la regione Lazio, noi adesso da queste ore, se oggi riceverò, avrò un incontro con il segretario regionale, con il presidente dell'Assemblea del Lazio, eccetera, sulla base delle indicazioni che sono venute, alle condizioni che ha fatto Zingaretti, prenderemo i nostri orientamenti e quindi verificheremo entrambe le ipotesi che Zingaretti ha presentato. Credo anche questo, che è un lavoro in corso, ma anche qui questione di giorni, ecco, nei quali poi prenderemo il nostro orientamento, la nostra decisione. Ripeto, per quel che riguarda il quadro politico invece, quindi al di là dei singoli casi, noi ci muoviamo nelle direzioni più aperte, più ampie. Non abbiamo, diciamo, preclusioni di principi. Ecco, vogliamo rendere più competitivo lo schieramento di centro-sinistra. Questa è l'obiezione, sapendo che ogni giorno ha la sua pena e che non risolveremo tutto con le regionali.